Cari amici di Radio Nuova Frontiere, ben ritrovati dal vostro Raffaele Russomando. Siamo qui all'Auchan di Napoli in compagnia del vignettista Peppe Avoglio. Ciao Peppe, ben ritrovato. Ciao ragazzi, buonasera. Allora, come ti senti dopo questo evento? Perché qui all'Auchan di Via Argine hai presentato un altro tuo bel libro, ma non è un libro, diciamo, classico, ma è un libro molto bello. Appunto, tu sei vignettista, quindi puoi spiegarcelo nel dettaglio. Ah, la parola vignettista intende tutto, diciamo. D'altronde abbiamo anche questo cartellone molto esemplificativo. Molto simpatico questo. Chi l'ha disegnato? Non sono stato io. È un libro di vignette sul calcio Napoli, gli ultimi 5 anni del calcio Napoli visitati in vignetta. Era anche giusto e doveroso farlo perché questi ultimi 5 anni sono stati ricchi di soddisfazioni e piccole insoddisfazioni. Io le dico, definisco piccole insoddisfazioni, perché da tifoso, anche se si perde, il giorno dopo siamo di nuovo contenti perché speriamo la prossima partita. Ah beh, certo, questo è l'augurio di sempre. Sì. Senti, però, nella tua infinita curiosità, perché poi per fare vignette uno deve essere anche curioso alla base. Troppo. Senti, qual è la vignetta che desidereresti fare per il Napoli? Forse è facile dire, magari, ecco, visto che il titolo è un ciuccio da Champions, un Napoli da Champions, oddio, ecco. Oddio, un ciuccio da Champions riassume un po' tutti i sogni di noi napoletani. È vero. Ci siamo, vorremmo parteciparci, ma partecipare in un certo modo, ecco, essendo protagonisti. Però c'era una piccola problematica. Ovvero? La problematica è che ci sta sempre quel piccolo blocco di salto di qualità che manca. Siamo sempre lì pronti a fare quel salto e poi ci fermiamo, ci assestiamo e ripartiamo da zero. Ecco. Quindi La biglietta che mi andrebbe di fare, iniziamo dal più piccolo dei tasselli. La Coppa Italia l'abbiamo vinta, adesso dichiamoci allo scudetto, diciamo almeno una volta lo scudetto, che sono quasi 30 anni, quest'anno fanno 30 anni, quest'anno fanno 30 anni. Siamo lì, siamo davvero 30 anni. Purtroppo sono anche davvero troppi. Io ho 8 anni in più, quindi stiamo là, sono 38 anni, vabbè, panini. Vabbè, prima o poi, come si dice. Voglio sognare ancora. Si arriverà. Non me le fate vedere quando faccio 50 anni. Un pochettino prima sarebbe decisamente meglio. Magari. Peppe, io prima di salutarti e ringraziarti, questo libro, per chi lo vuole comprare, qual è, ecco, diciamo, il consiglio? C'è un motivo trainante? Dice, ok, uno lo compra perché è trascinato dalla passione, soprattutto, no? Allora, tu che sei collezionista del calcio Napoli, ecco, vedi, e segui il Napoli notte, giorno, pomeriggio, ogni ora, al minuto, vedi con tua moglie, con la tua fidanzata, che te ne importa, poi ti riassumo tutto quando gli dici il biglietto, comprati il libro e non ti preoccupare. Meglio di così. Meglio di così. Grazie Peppe. Grazie a te, grazie a te.